Dunque, io sto al guardaroba di un locale notturno e tu mi dici: è passata mezzanotte, devo scappare a casa. Mi dia la pelliccia, per favore. E lei si presenta adesso, ma le pellicce sono finite alle 10:30. Laura, bella e brava, protagonista della commedia all'italiana degli anni 70, insieme con molti altri artisti, specialmente in coppia con Pippo Franco, all'epoca suo marito. Le sue prime apparizioni sono con il nome d'arte Costanza Spada, ma dopo aver conosciuto e sposato Pippo Franco, riprende il suo vero nome, Laura Troschel, e insieme a lui continua la sua carriera in gran parte cinematografica, con ruoli ironici e multiformi. Prima parevi un pischelletto, parevi un uccelletto spaventato. Nel 1979 ha lavorato per la Rai conducendo il programma C'era una volta Roma, dove i due coniugi cantavano anche la sigla di testa Ammazza quante bra. Sempre con Pippo Franco, insieme a Claudio Cecchetto, ha condotto nel 1980 lo spazio dedicato alla Lotteria Italia di Rai 1 del sabato sera, Scacco Matto. Madre, nonna, suocera, tre ruoli che mi appartengono tutti e tre, dei quali io sono fiera. Tanto teatro per un'attrice che sapeva fare tutto, ballava, cantava. Laura Troschel era arrivata giovanissima al cabaret con Castellacci e Pingitore, proprio sul palco del Bagaglino, nello storico Salone Margherita, divenendone prima donna. Successivamente ha calcato le scene del Teatro Brancaccio di Roma come protagonista di brillanti commedie musicali. Per popolo la guarda.